non sappiamo che succede se uno va a posizionare lì vicino sotto praticamente lo sperone che si è, che si è piegato, che è sceso, avanti, che è sceso in avanti. È rischioso, servono degli ingegneri geotecnici che facciano delle indagini approfondite, perché è difficile proprio come soluzione. Perché c'è il rischio che possa collassare definitivamente? Certo che c'è. C'è il rischio, eh? Ma in sostanza ha sgrottato sotto? Ha scavato sotto. Ha scavato sotto. Ha scavato sotto e si è scollata proprio a V, cade. Senta, no. Che tipo di roccia è quella là? È quella è una calcarenite di natura marina, di origine marina, sono fossili, fossili. Calcarenite? Sono fondali marini, più volte reimmersi e alla fine proprio emersi a blocco, dove hanno tanti strati. Sono varie intersezioni di strati e può essere molto friabile e al contempo molto solido invece, a seconda delle situazioni proprio ambientali. Nella parte di Ponente c'è anche il problema che poggiano su un banco d'argilla affiorante. Quindi questo qua, questo sperone che si è staccato. Quindi può darsi anche che il problema sia stato in parte, ma solo in parte, che l'acqua ha mangiato sotto lo strato di argilla sottostante. E il problema è dato anche che lì l'acqua è bassa, cioè non più di un metro d'acqua. Sì, abbiamo visto ieri. E quindi quando l'ondata viene sbatte e ribatte. Ho capito. Se ci fossero, sai, 3-4 metri d'acqua, l'ondata era più sciolta. Professore, adesso per mettere in sicurezza la zona che bisogna fare? Questo servono degli esperti. Intanto va interdetta comunque la zona sufficiente. Assolutamente va interdetta, perché se può continuare il crollo. Perché parlavo con la guardia costiera, diceva, certo, capitano di porto, diceva sì, che loro faranno per quanto di loro competenza. Sì, ma 20-50 metri, non c'è bisogno di fare. Certo, comunque un raggio di sicurezza, sì, praticamente. Un raggio di sicurezza dell'ampiezza del crollo. Quindi possibile, insomma, immaginare si vedere l'altezza dello sperone che si è inclinato e poi capire, siccome lì rispetto al resto della falesia è abbastanza basso, diciamo non c'è un'interdizione molto ampia. Però può essere rischioso, perché anzi noi ci avviciniamo al periodo in cui ad Anzio ci sono le mareggiate più forti, che è gennaio tradizionalmente. Tutte le varie scoperte fatte la parte di gennaio, proprio delle fortissime mareggiate, e quindi lì lo conoscete tutti, che di Anzio lo conosce bene, è una punta, quindi è esposto sempre su tre lati. Certo. E c'è anche un giro di correnti, proprio di fronte all'arcomuto ci si ritrova materiale che non proviene da lì, proprio perché il mare lo porta in un certo modo. Quindi per questo dico, servono ingegneri geotecnici esperti. Ma gli ingegneri geotecnici li individua la sovrintendenza in questo caso, oppure? Non credo che sia una cosa che si possa risolvere con un singolo ente. Io penso serve il comune, serve la soprintendenza, ma poi il genio civile, immagino. La conferenza dei servizi, capite, le porte, un po' tutte le parti. Serve di dare un incarico, non so se la regione ha delle competenze, però ecco, serve un ente di coordinamento che dà un incarico a un esperto della zona, poi, perché voi sapete che i movimenti marini lungo il Tirreno cambiano con poche distanze brevi, quindi è una questione che richiede uno studio approfondito. E questo, insomma, è stato fatto altre volte qui per la villa. Rispetto al passato, ormai i problemi più importanti sembravano superati quasi tutti, insomma, no? E sono stati tanti crolli, li riconosciamo, però ecco, tutta parte del costone è bloccato da barre profonde 5 metri al titanio, per dire, e che reggono la faccia vista. In altre zone i recentissimi lavori furono fatti dalla sovrintendenza, e c'è tutta quella rete, come è stata fatta anche a Chiaia di Luna, a Ponza, una rete che trattiene di protezione che trattiene eventuali crolli. E qui bisogna intervenire in maniera pesante. Serve un progetto ad hoc, ed è anche complicato dire un progetto complessivo su una zona a rischio, perché solo su quello lì bisogna intervenire, quello, perché quella problematica è unica. Certo. E poi il monitoraggio viene fatto, quindi in realtà sul resto della falesia, dalla parte della Villa Imperiale, c'è sempre attenzione.
Voi contate lei, dunque, professore, di sentire la sovrintendenza nelle prossime ore, nei prossimi giorni? Sì, sì, siamo in contatto, adesso abbiamo già in previsione, in collaborazione, la documentazione di precisione fatta con fotogrammetria da drone e di tutta la realizzazione del tridimensionale per avere per esempio le cubature certe. Ho capito. E questo poi mettiamo i dati a disposizione per fare avviare uno studio. Certo. Di fattibilità di un intervento. Okay. Perfetto, grazie, deve essere molto gentile.